Io sul fotovoltaico ho da sempre una mia idea, ma così per il fotovoltaico come per tutte le energie rinnovabili. Allora, le energie rinnovabili non devono essere però energie alternative a qualcos'altro, cioè noi dobbiamo riuscire a contemplare l'esigenza di fare energia, perché oggi è il tema dell'agenda politica del mondo, non del Veneto, del mondo, con altre esigenze. Allora, io ho visto per esempio lo scempio che abbiamo fatto con gli impianti di biogas negli ultimi 10 anni, perché cosa succedeva, e lo dicevo 15 anni fa, noi per produrre energia, per produrre biogas, usavamo e usiamo il mais, che è cibo sano. Allora, se tu per produrre energia usi deiezioni animali addizionate da scarti vegetali, perfetto, questa è economia circolare, mi va benissimo. Ma che tu mi usi cibo sano quando hai 1 miliardo di persone al mondo che muore di fame, e come abbiamo visto oggi che i famosi granai d'Europa non sono più in grado di fornirci del grano turco necessario, e noi lo usiamo per fare energia elettrica o per fare biogas, io lo trovo una follia. Stessa cosa per i pianti fotovoltaici. Se l'impianto fotovoltaico, al di là di tutto, dei rispetti architettonici, ambientali, eccetera, eccetera, che diamo per scontati, deve poter convivere con la capacità di fare cibo. Se l'impianto fotovoltaico ti lascia fare anche la coltivazione, bene. Se invece è alternativo alla coltivazione di cibo, io lo trovo un'aberrazione.